Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi apriamo e scopriamo insieme questo pacco di Ava, di cui ho tolto solo i dati personali, non l'ho ancora aperto. Ava dice di essere, fatto carissimo, carinissimo il flyer. Lovis Intaire è un brand di prodotti per i capelli dalle prestazioni professionali ed allo stesso tempo con 98% di ingredienti d'origine naturale, senza parabeni, solfati, SLS, SAS, certificato EcoBio ed che trovo che siano davvero validi per quello che vedo così al momento. Vedo un po' di prodotti, ma direi di iniziare a scoprire assieme perché poi vediamo davvero se, oltre ad essere così validi come dicono, sono anche performanti, che è la cosa che più ci interessa. Allora, oltre che al sito internet avahire.com, ok, sono reperibili anche da Pinalli, se non sbaglio. E andiamo ad aprire subito il pacco, che si presenta così, quindi andiamo a frugare un po' in questa carta per vedere che cosa contiene. Ok, vedo dei mini size e dei full size, più dei sample, credo che siano sample. Partiamo da questi. Ah, no, non sono sample, è monodose. Ok, allora è Mua Scrub cuoio capelluto con ingredienti riequilibranti, sono tutti uguali, quindi sono tante confezioncine monodose. Scrub delicato con ingredienti che aiutano a rimuovere le impurità dal cuoio capelluto. Applicare lo scrub sulla cute asciutta con un massaggio circolare, evitare il contatto con gli occhi e risciacquare. Ok. 15 ml l'uno, ci sta, si può utilizzare da fare ogni 2 settimane, dipende dal tipo di inquinamento nella vostra zona e dal cuoio capelluto. Poi vedo degli altri prodotti che adesso tiro fuori perché sto continuando a frugare in questa box che mi sembra finita. Ok, così la possiamo appoggiare delicatamente. Vediamo il primo, che è un forse no, perché ho visto cos'è. Eccolo qua. Il primo è Come Brilla. Oh, che carini questi nomi. Questo è lo shampoo. Shampoo effetto illuminante da 250 ml, fatto con amore in Italia, vegan, nickel tested. Ok, shampoo con ingredienti anti-pollution, quindi anti-inquinamento, e antiossidanti che aiutano a rivitalizzare cute e capelli opachi. Ok, con olio d'argano, olio di tamanu, olio d'avocado, estratto di moringa, buccia di pomodoro, proteine di riso, estratti di avena, estratto di cassia. Ah, però, ha un profumo fresco. È da provare, questo sicuramente. Ho detto dopo questo perché questo è il balsamo. Allora, balsamo mai senza. Mi piacciono già questi nomi. Balsamo con ingredienti ristrutturanti, illuminanti e anti-pollution, sempre 250 ml. Alto potere nutriente che restituiscono al fusto tutte le qualità naturali di una fibra sana, morbida e setosa. Dopo un lavaggio, applicare il prodotto su tutte le lunghezze, lasciare in posa 5 minuti, quindi risciacquare. Ok. Ah, ok, al tappino in plastica. Ah, è un balsamo molto compatto. Buono il profumo, più che un balsamo sembra quasi una maschera davanti, che è compatto il prodotto. Effettivamente dice di essere nutriente e quindi ok. Andiamo con l'ultimo prodotto, poi leggiamo il foglietto. Questo è Se vuoi puoi spray. Io li adoro. Spray 3 in 1 con ingredienti idratanti, anticrespo, ristrutturanti, sempre utili, 100 ml.
spray con attivi idratanti, ristrutturanti e riempitivi con ingredienti naturali che donano corposità e volume alla chioma, effetto anticrespo. Applicare lo spray sui capelli ancora umidi, insistendo sulle zone più danneggiate, evitare il contatto con gli occhi. Cheratina, acido ialuronico, proteine idrolizzate del riso. Già il fatto che abbia la cheratina sicuramente è un buon prodotto che aiuta i capelli. Il profumo è lo stesso di tutta la linea, quindi è fresco, abbastanza, e mi piace, da vedere anche se dura sui capelli dopo l'utilizzo. Vediamo se, oltre alle indicazioni, c'è un qualcosa in più. No, dice che è un trattamento 4 step con scrub, shampoo, balsamo, lozione, spray. Ok, maschera riparatrice, shampoo che rivitalizza, lo spray che volumizza e il balsamo che nutre. Ok, della linea che non avevamo, potevano metterla tutta la linea. C'è anche la maschera Non ti scordar di te, stimola la crescita, rende la fibra più elastica e ripara. Questa mi incuriosisce. E poi c'è un multivitaminico wow, contrasta il diradamento, stimola la crescita, dona struttura al capello. Ah, è che è un integratore, che sarei curiosa di capire dagli estratti vegetali, ok. Però la maschera manca. La maschera sarei stata a prezzo ben tantissimo così anche, ma la maschera sarei stata davvero curiosa di provarla, mi sarebbe piaciuta. E quindi comunque andiamo a noi, cosa c'era in questa box? Lo scrub Mua cuoio capelluto fatto così, che alla fine 15, 30, 60, 75 ml, ok. Poi abbiamo lo shampoo e il balsamo, che proverò, perché comunque lo shampoo illuminante e il balsamo con ingredienti ristrutturanti ottimi sicuramente. E poi lo spray, che è quello che mi incuriosisce di più, perché è, se vuoi puoi, un spray 3 in 1 con ingredienti anticrespo, e mi serve l'anticrespo soprattutto nel giorno successivo al lavaggio. Allora, fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti, se li conoscevate già, fatemi sapere tutti, perché io non li conoscevo. Dopo, quando l'ho ricevuto, sono andata a cercare un po' le varie indicazioni in giro e ho capito che li vende anche Pinalli. Ed mi piace molto il fatto che siano made in Italy, vegan, cruelty free, senza ingredienti, senza parabeni, senza siliconi, ci sta. Ed è niente, fatemi sapere se quale vi incuriosisce di più, li proverò tutti e vi farò sapere. Ed è come sempre, spero sia stata un pochino utile, avete avuto compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!